Dopo aver organizzato nei mesi scorsi assieme ai partiti della sinistra isolana un sit-in contro la vergognosa decisione dell'ASL Napoli 2 di accorpare i vari servizi sanitari all'interno dell'ex hotel Stefania di Casamicciola Terme, dopo aver chiesto pubblicamente nei giorni scorsi al presidente della regione Campania Stefano Caldoro la rimozione del dottor Giuseppe Ferraro dall'incarico di direttore generale dell'ASL Napoli 2, il combattivo consigliere comunale di Forio e segretario generale del PCML Domenico Savio ha presentato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti al prefetto di Napoli un esposto denuncia in cui chiede alle autorità interpellate di accertare e perseguire con la necessaria sollecitudine che la circostanza richiede in base alla normativa vigente le eventuali violazioni di legge di irregolarità procedurali e contabili commesse dall'ASL Napoli 2 Nord, rappresentata dal direttore generale dottor Giuseppe Ferraro, compreso il recupero del danno economico che eventualmente è stato arrecato al Servizio Sanitario Nazionale e dunque alla collettività che paga le tasse. Infatti sono molto le ombre che si addensano sull'operazione con cui si stanno trasferendo a Casamicciola importanti servizi ASL isolani, a partire dal fatto che nonostante per l'ex hotel Stefania non si sia mai ottenuto il cambio di destinazione d'uso, l'ASL abbia investito centinaia di migliaia di euro per la realizzazione dei lavori di adeguamento di una struttura che più ritengono insufficiente e inadeguata ad ospitare degenti che soffrono di particolari patologie, come quelli di Villa Orizzonte a Barano Dischi e del centro di salute mentale, ma non è tutto. In queste settimane, infatti, l'ASL continua la sua attività presso l'ex hotel Stefania, nonostante il Comune abbia ordinato al dottor Giuseppe Ferraro di ripristinare la destinazione d'uso della struttura turistico-ricettiva precedente alla realizzazione dell'abuso e nonostante lo stesso Comune nei giorni scorsi abbia intimato la cessazione immediata dell'attività di che trattasi esercitata nei locali ex hotel Stefania. Ed è proprio su queste anomalie che Domenico Savio chiede alla magistratura e alla Corte dei Conti di fare chiarezza sino in fondo, ma Savio chiede soprattutto ai sindaci isolani e ai loro partiti di fermare la vergognosa scelta dell'ASL di accorpare vari servizi sanitari presso l'ex hotel Stefania. Però un altro appello vogliamo rivolgere ai sindaci e alle amministrazioni dell'isola d'Ischia: dovete mettere in campo una protesta credibile nei confronti dei vostri partiti, dei vostri eletti alla Regione Campania e in Parlamento affinché fermino questo direttore generale dell'ASL Napoli 2 che non può passare come un autentico carro armato sui bisogni dei malati, sui bisogni di quelli come nel caso di Villa Orizzonte che già hanno vissuto una vita difficile.